Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, è venuto a trovarci Anastasio. Ciao Anastasio, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. La tua prima volta in questo salotto, sì. Sanremo nel mese, la prima volta ai microfoni di Radio Bruno. Quindi iniziamo a fare un po' di amicizia e lo facciamo presentando questo brano che siamo finalmente riusciti a sentire e sul quale c'era molta aspettativa, anche perché tu hai raccontato che Rosso di Rabbia fa parte di un trittico, cioè di una storia che va raccontata, ma si può ascoltare anche da solo. Sì, diciamo non è che è proprio una storia continuativa, sono tre brani che alla luce l'uno dell'altro si comprendono meglio. Ma questo sabotatore, cioè è un personaggio del quale ci puoi raccontare meglio? Il sabotatore è difficile da raccontare perché è un po' qualcosa di intestimoniabile, qualcosa che è legato proprio al fatto che devi viverlo e devi esserci, però è un concetto, ma... ho voluto dargli una forma, ho voluto renderlo un personaggio ed è un po' una persona che vorrebbe il fallimento di ogni piano e poi si scontra col fallimento del suo, vorrebbe piazzare una bomba e sconvolgere un po' di persone, poi alla fine se l'auto disinnesca perché proprio non resiste e viene pure applaudito, quindi cornuto e mazziato. Perfetto, quindi una vera e propria storia con... un protagonista che viene raccontato all'interno di un album, finalmente. Sì, finalmente direi. Dopo un anno a sbatterci la testa, tiro fuori quest'album Atto Zero, nel quale ci sarà questa sottotrama. Non lo chiamerei un concept, non lo chiamerei nemmeno una storia a capitoli, perché te l'ho detto, non è un fatto continuativo. Però, diciamo, quest'album è bello vario. E oltre a questa trama ci ho inserito un po' di robe che parlano di me, parlano di quello che ho intorno, parlano di stimoli che ho ricevuto. Noi ci aspettavamo dopo X Factor che tu uscissi subito, che ci regalassi subito un album. Come mai sono dovuti passare tutti questi mesi? Perché a parte che X Factor mi ha davvero tolto molte energie, perché scrivere un pezzo a settimana per molti è facile. Cioè, dicevano Anastasio, c'ha questo dono, la bacchetta magica, scrive canzoni, quindi ci inonderà di canzoni uscito da X Factor. La verità è che non è così e io ho bisogno del mio tempo e... per tirare fuori le cose mie, a volte posso stare fermo mesi, a volte mi arrivano subito, insomma è un processo un po' difficoltoso. E quindi hai seguito il corso naturale? Sì, non ho voluto forzare la mano, ho voluto semplicemente aspettare che le cose arrivassero e scriverle quando volevo scriverle invece di quando dovevo scriverle. Questa bacchetta magica, che mettiamo tra virgolette e che tu non vuoi attribuirti, la sentiremo giovedì, cioè nella serata del duetto. Noi che ti abbiamo seguito X Factor, ti abbiamo visto prendere brani di ogni genere e trasformarli in chiave Anastasio. Accadrà questo anche giovedì sera? Beh, più o meno il percorso che ho seguito è stato lo stesso per Spalle al Muro. Poi chiaramente la PFM ha dato anche lei il suo grande contributo. Come mai la scelta di Spalle al Muro? Beh, perché è un brano che si presta a questo lavoro, ha una base rappabile, ha un tema forte, ha una grande storia, insomma mi sembrava perfetto. Quindi lo fai passare un po' come una cosa facile, te lo dico? No, non dico che è facile, però forse era il pezzo più facile tra tutti i pezzi di Sanremo. Cioè, ma la verità è che quando un pezzo è giusto è anche il più facile. Questo è il punto. Anche se magari vai a cimentarti con dei pilastri, no, della musica italiana. Sì, ma io ho sempre detto che i pilastri non mi spaventano, anzi mi stimolano. Innanzitutto perché credo che con i classici bisogna giocare, non è che sono lì fermi nei musei. E poi perché appunto quando c'è un grande pezzo in genere c'è tanto da raccontarci intorno e quindi mi viene più facile il lavoro. Questo. Evidentemente anche le competizioni non ti spaventano perché sei alla tua seconda volta, prima un talent, adesso il Festival di Sanremo. La verità è che è mica una competizione, nel senso sì, poi alla fine qualcuno vince, ma non è che sto qui con lo spirito di battere qualcuno, sto qui con lo spirito di fare bella figura. Invece X Factor era un po' più quello? Beh, X Factor neanche tanto, sì, a un certo punto si diventa un po' competitivi, ma la verità è che eravamo talmente amici tutti quanti che nessuno stava a pensare devo battere Tizio o Caio. La verità è che queste cose vanno prese sul momento non con lo spirito della competizione, ma con lo spirito di divertirsi e fare bella figura e basta. Quindi in questo caso bellissime esibizioni, poi uscirà il disco e poi il tour. Sì, che inizierà a marzo, il 12 a Roma,
Poi ci saranno una quindicina di date sparse per l'Italia e il 31 sarò a Milano al Fabric, il 31 marzo, poi non ricordo altre date. Com'è il tuo approccio ai live? È una cosa che ti piace? Sei teso? No, a me i live piacciono tanto e mi stimolano tanto, soprattutto i live col mio pubblico, perché mi carica sentire le mie canzoni cantate, è bellissimo. Io credo di dare anche di più nel live che nella sala di registrazione, perché si sente una vibrazione diversa. E direi quindi che sei nel posto giusto, perché Sanremo è tutto live. Grazie mille Anastasio. Grazie. Ti chiedo voi. L'ultimo sforzo in questa camera, un saluto per gli ascoltatori di Radio Bruno. Ciao, un saluto per gli ascoltatori di Radio Bruno da Anastasio. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu.